Natale Turcato, anche lui purtroppo è deceduto di recente, quindi l'attestato sarà consegnato ad un familiare. Thank you.
l'impresario. Thank you.
questo è un arrascamento. Beh, innanzitutto volevo ringraziare tutti voi, i festeggiati, perché veramente ci avete regalato un pomeriggio di grande gioia, di grande commozione anche, perché vedervi qui, dico veramente siete belli, siete veramente, si vede lo spirito del nostro pubblico. Poi volevo ringraziare i miei colleghi sindaci perché tutti hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa e abbiamo voluto anche proprio far capire che siamo tutti alla pari, perché avete visto che siamo andati in ordine alfabetico, non c'è uno più che merita più di altri. Ecco, poi il mio amico Luca, dove sei andato Luca, stai qua vicino a me, mi dà una mano perché lui ha avuto la sfortuna che molti dei suoi concittadini purtroppo sono mancati recentemente o qualche anno fa, per cui mi darà una mano a premiare i miei concittadini di Chiena, perché lui è mezzo chienese oltre che essere, ecco, cosa dire, è stata una giornata memorabile, ecco, una giornata che continuerà anche domani con altre iniziative a Chiena anche lunedì, però devo dire che oggi veramente sono orgoglioso di essere sindaco di Chiena. Mi è capitata questa fortuna, poteva capitare ad altri, no? Ecco, diciamo che è capitato nel sentire di avere questa fortuna grande di ospitare tutti voi. E io direi facciamo un grande applauso a tutti voi. Grazie. Molto bene. Quindi gli attestati ai chinesi vanno a Francesco Bertagnin. Scusate allora. Arrivando a Mary Arnaldi, per motivi di salute non è presente, ritira la pergamena il nipote Loris Parcaro. Ecco, io vi ringrazio di cuore
parlare tanti anni di questa zona.